Siamo in compagnia di Vital Bazzollini, giurista. Buon pomeriggio, ben ritrovata. Buon pomeriggio a voi, grazie. Dunque, le volevo chiedere innanzitutto un parere, se questo è un traguardo, se è una cosa molto positiva, e poi che cosa significa questa riforma anche dal punto di vista giuridico, che cosa significa esattamente, che cosa cambia nello specifico in Italia? Ma è una riforma molto importante che diversi governi precedenti non erano riusciti a fare per una serie di motivi, ma diciamo che il profilo più importante di questa riforma è data dal fatto che il processo torna nell'alveo dell'articolo 111 della Costituzione, che prevede una ragionevole durata del processo, alveo dal quale si era distaccato con la riforma Bonafede, che non solo non prevedeva una ragionevole durata del processo, ma estendeva praticamente all'infinito la durata del processo, eliminando di fatto l'istituto della prescrizione. Ora, con la riforma Cartabia e quindi con il disegno di legge che adesso sarà poi varato, con la riforma Cartabia invece si introduce l'istituto della improcedibilità. Vale a dire, ci saranno dei termini entro i quali si prescriverà non il reato, bensì il processo. E dunque, quando la riforma andrà a regime nel 2025, la durata del processo di appello dovrà essere di 2 anni e 1 anno di quello in Cassazione. Ci saranno poi delle eccezioni, e cioè per dei reati particolarmente gravi saranno ammesse delle proroghe che di fatto li renderanno comunque procedibili, i processi anche oltre i termini fissati. Si tratta per esempio dei reati di mafia, dei reati di violenza sessuale, di eversione dell'ordine democratico, insomma per questo tipo di reati, ecco, non varrà il termine della improcedibilità. Si è trattato dei reati per i quali è stato necessario un compromesso tra i partiti, per cui un commento in termini giuridici di questa riforma è possibile solo considerando il compromesso politico da cui essa è scaturita. Parimenti, ecco, è stato anche lì oggetto di compromesso il fatto che comunque fino al 2025 la durata dei processi sarà più lunga, quindi rispetto a quella che abbiamo detto, quindi di 1 anno in più sia per l'appello sia per la Cassazione, rispetto ai termini che ho sopra indicato. Ecco, la domanda che ci si può fare è questa: con l'Europa l'Italia si era impegnata a una riduzione del 25% della durata dei tempi del processo penale. Questa riforma sarà in grado di effettivamente di ridurre questi tempi? Questo noi oggi non possiamo dirlo, nel senso, non possiamo pensare che, siccome il legislatore ha disposto che i processi durino di meno, la realtà si adeguerà e quindi quei processi dureranno effettivamente di meno. Dovremo intanto vedere i provvedimenti attuativi della riforma e poi vedere come sarà implementata dai magistrati. Ciò che è certo è che la riforma era necessaria per ottenere i fondi europei. Come ha detto la stessa ministra Cartabia, l'unica opzione che non era consentita era lo status quo, quindi bisognava a tutti i costi trovare un compromesso tra i diversi partiti. E quindi adesso bisognerà vedere se aumentando il personale che lavora nei tribunali, sono previste 16.509 assunzioni a supporto dell'attività svolta dai giudici, 5.000 nuove assunzioni per il personale amministrativo, proprio avvalendosi dei fondi europei. Ecco, se questo nuovo personale sarà in grado effettivamente di far procedere più speditamente l'iter nei tribunali.
ci si affiderà anche molto al processo telematico, quindi alla previsione, sì, dello svolgimento in via telematica di alcune fasi del processo, e anche al fatto che la riforma prevede comunque un uso di procedimenti alternativi rispetto appunto al processo nel tribunale. Quindi questi rimedi alternativi potrebbero anche sollevare un po' il lavoro che si svolge nei tribunali, alleggerirlo e quindi rendere più solleciti i processi. Bisognerà vedere prossimamente. Dunque, dal punto di vista politico, lo ha detto anche lei, ci sono stati anche dei grandi compromessi da parte dei partiti. Abbiamo visto anche che in relazione al Green Pass che scatta il 6 agosto, tra poco ne parleremo, la Lega ha presentato circa 1300 emendamenti dicendo, per quanto riguarda invece la riforma della giustizia, il movimento ne ha presentate altrettante. Quindi chi è il grande vincitore qua? Draghi, naturalmente, immagino, ma anche il Movimento 5 Stelle, in questo caso Conte o meno? Ma per la giustizia possiamo dire che, e ce lo hanno dimostrato le dichiarazioni successive all'intesa raggiunta, tutti quanti sono riusciti a dirsi vincitori. Draghi senz'altro, così come la ministra Cartabia, perché sono riusciti a superare la riforma Bonafede, quindi questa durata infinita del processo che sicuramente era molto penalizzante per gli imputati. C'è uno strano giudizio quindi una strana concezione della punibilità e quindi della punizione di coloro i quali sono reputati colpevoli anche prima che un processo lo accerti. È giusto che le persone abbiano un termine entro il quale essere giudicate. Quindi questo, con l'introduzione dell'istituto della improcedibilità, sicuramente può essere considerato una vittoria del governo e quindi del primo ministro e del ministro della giustizia. Dall'altro lato, anche per i 5 Stelle, il fatto che la prescrizione continui formalmente a restare, pur se sostituita da questa improcedibilità che, diciamo, come dicevo prima, rende non più proseguibile il processo, ferma restando la imprescrittibilità del reato, ecco, consente anche ai 5 Stelle di dire che comunque l'impianto della riforma Bonafede resta in piedi. Conte ha affermato in questi giorni che resta in piedi il 75% della riforma Bonafede. Insomma, ognuno può dire ciò che vuole, forse questo è il vero compromesso, e cioè che tutti si reputano vincitori, ed era l'unico modo per far passare questa riforma. Certo, i giuristi hanno molte perplessità per l'istituto della improcedibilità, perplessità sul fatto che abbiamo tre binari diversi, come dicevo, reati ordinari, reati particolarmente gravi e poi reati con aggravante mafiosa, per i quali l'improcedibilità di fatto è una via di mezzo, sono previste alcune proroghe. Quindi questi tre binari non concorrono a una linearità della riforma, ma adesso, insomma, l'importante è che la riforma venga approvata, che arrivino i fondi europei e che in qualche modo si sveltisca il lavoro dei tribunali anche con l'arrivo di queste risorse nuove. Assolutamente sì, almeno, ecco, il recovery fund era uno dei nodi principali. Dunque, vorrei focalizzarmi sul Green Pass, perché ecco, questo discorso è stato molto acceso sulle fonti TV, ne abbiamo sentiti più punti di vista, però i nostri telespettatori, scrivendoci sui nostri canali social o anche il numero di WhatsApp che abbiamo spesso per i nostri telespettatori, ci hanno hanno, come dire, sollevato la questione del fatto che nei tempi della pandemia i diritti proprio di base sono stati calpestati più volte. In questo caso praticamente non c'è un obbligo di vaccinarsi con l'introduzione del Green Pass, che scatta naturalmente dal 6 agosto, e cioè questo venerdì, però è un obbligo tra virgolette indiretto, nel senso che per la maggior parte delle attività al chiuso non si può fare nulla. Poi sono ore decisive anche per la scuola, trasporti e luoghi di lavoro. Sui luoghi di lavoro e scuola sono veramente
veramente due tematiche molto molto importanti. E poi ricordiamo che per il momento i vaccini sono approvati solo per emergency use, ovvero per uso di emergenza, non sono pienamente approvati almeno del CDC. E dunque le chiedo, dal punto di vista giuridico, lei come valuta queste decisioni sia del governo precedente, anche di questo governo Draghi, legate proprio alla pandemia, ma soprattutto in questo caso legate al Green Pass, che ripeto, non è obbligatorio vaccinarsi, ma praticamente è quasi obbligatorio. Allora, che partiamo dalla fine, quindi partiamo dall'emergency use dell'approvazione del vaccino. Allora, su questo si sta facendo un po' di confusione. I vaccini sono stati tutti quanti approvati secondo le fasi ordinariamente previste. L'uso e l'approvazione in forma emergenziale cosa significa? Significa che le fasi di sperimentazione del vaccino, che prevede di fatto quattro fasi, noi ora siamo nella fase 4, ma le prime tre fasi sono state tutte quante svolte, e svolte però con una maggiore celerità, perché praticamente c'è stata una forma di controllo da parte delle autorità del farmaco, detta rolling review, per cui anziché fare un controllo alla fine è stato fatto un controllo via via, mano a mano che le diverse fasi venivano completate. Ed è stato un enorme investimento di denaro e di risorse nello sviluppo di questi vaccini, e questo ha reso così sollecita la loro approvazione. La fase 4, che è quella in cui noi ci troviamo, è solo una fase di monitoraggio, più non è sperimentazione, monitoraggio, in quanto praticamente bisogna vedere sul campo se dovessero emergere delle risultanze non emerse nelle tre fasi prima. Ma ormai sono vaccinate decine di milioni di persone, dovremmo essere oltre il miliardo in tutto il mondo, quindi si può dire che, non essendo emerse delle evidenze diverse da quelle che avevano caratterizzato le tre fasi, parlare oggi di uso emergenziale come di un vaccino, come di un farmaco sperimentale, ecco, lascerei da parte questo argomento perché non ha molto fondamento. Detto questo, allora, però è stato per esempio negli Stati Uniti è stato il motivo per cui non è stato, ecco, approvata la vaccinazione dei minori per rientrare naturalmente a scuola in presenza. E quindi questa è l'argomentazione dei diversi counties, ma anche, se vogliamo dire, states o stati. Allora, quella dei minori è un altro tipo di valutazione, perché e questo è il motivo per cui, ad esempio, da noi è stata autorizzata anche la vaccinazione degli over 12, ad esempio, ci sono altri paesi, anche europei, che invece non l'hanno autorizzata, perché al di sopra dei 18 anni è certo che i benefici superino i costi o gli eventuali pregiudizi, permanenti o non permanenti, da vaccino, mentre per gli over 12 ci sono ancora delle evidenze non del tutto concordi. Quindi questo è il motivo per cui nella fascia tra i 12 e i 18 anni ancora ci sono delle controversie. Noi parliamo sicuramente degli over 18, per la fascia 12-18 le evidenze debbono ancora consolidarsi. Detto questo, per quanto attiene al Green Pass, ha ragione. Al momento, allora, noi abbiamo assistito a una progressiva estensione dell'uso del Green Pass. All'inizio era previsto solo per accedere alle residenze sanitarie e ai matrimoni. Dall'ultimo decreto è stato previsto per tutta una serie di luoghi al chiuso, e probabilmente potrà ancora essere esteso. Se si arrivasse a un'estensione ancora maggiore, quindi parliamo di scuola, trasporti e addirittura luoghi di lavoro, sicuramente potrebbe, nonostante ci sia l'alternativa del tampone, dare luogo a una sorta di obbligo surrettizio, quindi introdotto in via indiretta. Non è impossibile, cioè, anche introdurre questo tipo di obbligo per il tramite del Green Pass
non sarebbe incostituzionale, perché comunque l'articolo 32 della Costituzione prevede che la libertà, anche la libertà di non cura del singolo, possa essere limitata in vista dell'interesse collettivo alla salute. Quindi ben potrebbe il legislatore prevedere questo, l'utilizzo di questo strumento anche a scuola o nei luoghi di lavoro. Ma per quanto attiene ai luoghi di lavoro, se ne sta parlando. La cosa importante è che qualunque decisione venga adottata con legge dello Stato e quindi in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale. In altre parole, anche lo stesso articolo 32 della Costituzione dice che solo con legge si può limitare, quindi, il diritto individuale in favore dell'interesse collettivo. Quindi non sono da accogliere positivamente le iniziative di alcuni imprenditori a macchia di leopardo che procedono a chiedere la vaccinazione anche senza una legge che li autorizzi. Peraltro anche il garante privacy si è espresso in questi termini, dicendo che non è legittima questa richiesta da parte del datore di lavoro. Se il legislatore, cioè il governo, reputerà che per accedere ai luoghi di lavoro e in alcuni luoghi di lavoro il Green Pass sia necessario, ben potrà farlo restando nell'ambito della legittimità costituzionale. Di certo il governo dovrà sanare una lacuna, e cioè nei luoghi dove è richiesto il Green Pass per accedere ai clienti, agli avventori, non potranno essere lasciate persone non vaccinate alla lavorare. Cioè, nel mentre è stato chiesto al pubblico di vaccinarsi per poter accedere in questi luoghi, non è stato chiesto niente a chi lavora in quei luoghi, in quei locali. Quindi questa è sicuramente una lacuna che il governo dovrà affrettarsi a colmare, e credo che lo farà con il decreto che sarà emanato entro la fine di questa settimana. Lo stesso potrà fare per quanto riguarda la scuola, ma sulla scuola vorrei dire ancora una cosa. Potrà anche essere previsto il Green Pass per gli insegnanti, o meglio un obbligo vaccinale, così come è stato fatto ad esempio per gli operatori sanitari. Ma ci dobbiamo anche chiedere cosa è stato fatto per la scuola rispetto all'anno scorso, cosa è stato migliorato. E noi ci troviamo a fare oggi gli stessi discorsi che si facevano un anno fa: non sono stati previsti dei lavori di ristrutturazione e di ampliamento delle aule per favorire un maggiore distanziamento, non sono stati collocati nelle aule dei meccanismi di ventilazione che gli scienziati hanno detto essere molto utili per contrastare il diffondersi del virus e creare delle condizioni di maggiore salubrità dei luoghi. Dunque, se si interverrà anche nella scuola con l'obbligo vaccinale per gli insegnanti, sarà anche questo legittimo, ma bisognerebbe interrogarsi su ciò che si sarebbe potuto fare e non si è fatto in quest'anno. Per quanto attiene ai trasporti locali, invece, direi che non si pone il problema del Green Pass, ma non perché non si ponga, sono i luoghi al momento più affollati e dove è più probabile che si diffonda il virus. Apro solo una parentesi: alcune ordinanze regionali di chiusura delle scuole l'altro anno motivavano la chiusura delle scuole in presenza proprio dicendo che i ragazzi potevano infettarsi proprio sui mezzi di trasporto. Ecco, ma sui mezzi di trasporto ci sarebbe una oggettiva impossibilità di verificare il Green Pass per tutti gli utilizzatori. No, e infatti, credo che il governo lo introdurrà appunto sui treni, aerei, quindi altri mezzi, ma non nel trasporto pubblico locale, credo proprio per la impossibilità poi di verificare questo strumento che per funzionare deve essere controllato. Assolutamente sì, e poi naturalmente l'importanza è, come hanno detto anche i sindacati, non a livello sempre di luoghi di lavoro, stiamo parlando del Green Pass, non essere uno strumento per poter poi licenziare, ecco, i lavoratori, perché alcuni non si vaccinano non perché sono no vax, ma per diversi motivi.
Però per chi si vaccina, per chi non può vaccinarsi, ad esempio per motivi di salute, anche per gli operatori sanitari, ad esempio, è previsto che possano essere ammessi a svolgere altre mansioni non a contatto col pubblico. Quindi diciamo che per chi non può vaccinarsi per motivi medici, sicuramente non dovrebbero essere previste penalizzazioni. Ma oggi, ad esempio, anche per gli operatori sanitari che non vogliono vaccinarsi, è previsto l'allontanamento prima dal lavoro con il pubblico ed eventualmente anche la sospensione dallo stipendio se non ci fosse un'altra mansione alla quale adibirli. Quindi ecco, direi che la richiesta dei sindacati che il governo intervenga con legge è giusta e rispondente proprio al dettato costituzionale, che però chi non si vaccina per scelta e quindi non per motivi medici debba essere tenuto esente da conseguenze è difficilmente conciliabile poi con l'obbligo di Green Pass. Grazie mille, Vitalba Zolini, giurista, grazie per essere stato con noi, grazie per l'aiuto naturalmente, ecco, per capire queste tematiche un po' più complicate per noi che ci occupiamo prevalentemente di economia e mercati finanziari. Grazie ancora e buon proseguimento. Grazie a voi, arrivederci.